Prima un pugno in pieno volto e poi le minacce con tanto di coltello e tirapugni. L'aggressione ai danni di un sedicenne di Brescia in vacanza a Francavilla al mare con la famiglia si è consumata nella notte tra domenica e lunedì sulla pista ciclopedonale di fronte allo stabilimento Dragoverde e soltanto l'intervento provvidenziale del titolare del locale, in procinto di chiudere, ha scongiurato il peggio. Sentite le urla del giovane aggredito, Alessandro Rocco è accorso sulla ciclopedonale permettendo alla vittima dell'aggressione e ai suoi amici di rifugiarsi. Nel ristorante ormai chiuso, mentre gli aggressori, coitanei del sedicenne, sono fuggiti a bordo dei monopattini pubblici. Era mezzanotte, noi stavamo chiudendo il locale. Abbiamo sentito un po' di grida. Io da solo, con il guardiano nostro. E sembrava che stessero giocando però poi ho sentito il rumore di un cazzotto bello forte. Quindi poi ho sentito ragazzi che dicevano: Ti taglio, ti taglio. C'è un signore che sulla pista ciclabile stava lì in giardino che ha visto anche lui le armi. E là mi sono dovuto mettere a strillare perché. Non mi sembrava una situazione normale. Una ragazza che è venuta a noi a chiedere soccorso, sono intervenuto e ho preso il ragazzo che era una maschera di sangue. Dopo il suo intervento gli aggressori sono fuggiti. Sì, sì, sono scappati subito. Lì davanti a noi, all'ingresso principale del ristorante, c'erano questi monopattini del, del comune, comunali, e i ragazzi hanno preso questo monopattino e sono saliti, erano in due in tre su un monopattino. I ragazzi erano 5-6. Io. Non li ho visti in faccia, e non so che i ragazzi hanno detto dei nomi alle forze dell'ordine. Hanno avuto paura? Eh, sì, quando ho sentito Titaglio, sì, c'è cioè da riflettere perché mezzanotte, settimana piena di. dopo Ferragosto, mezza... pista ciclabile, una delle strade principali di Francavilla, bella illuminata. In un locale affollato come il nostro, questi ragazzi senza manco starci a pensare due secondi in più. Dare in giro armati. La settimana di ferragosto, piena di gente francavilla. Oddio. Inizia a fare riflettere. E mentre i sanitari del 118 giunti sul posto curavano il volto sanguinante del giovane, i carabinieri intervenuti raccoglievano le testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto. La violenza sembrerebbe essere scaturita da banalità. Le famiglie dei giovani coinvolti nell'aggressione sono già state allertate ma saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza del posto a chiarire chi, fra i ragazzi del gruppo che ha aggredito, dovrà rispondere in prima persona dell'accusa di lesioni personali e minacce. Intanto la città si interroga sul problema sicurezza e sulle esplosioni di violenza sempre più frequenti tra giovanissimi in Abruzzo, anche dopo la recente sparatoria sul lungomare della vicina Pescara e l'aggressione a morte di Christopher Thomas Luciani da parte di minorenni. Per la sindaca di Francavilla al mare, Luisa Russo... Si tratta di un fatto abbastanza isolato, certo il fenomeno esiste, ma comunque nel territorio di Francavilla è ancora molto contenuto chiaro che bisogna intervenire reprimendo e prevenendo e questo lo fanno molto bene le forze dell'ordine noi stiamo realizzando un impianto di videosorveglianza che ci aiuterà anche per questi episodi e bisogna intervenire sui giovani, occuparli, farli fare sport, attività extrascolastica, cioè fare in modo che siano interessati ed impegnati in altro. Il fenomeno è un aumento soprattutto tra i minori, quindi assolutamente bisogna intervenire soprattutto educando e coinvolgendo i giovani, cercando proprio di lavorare su di loro e su questo voglio fare un invito alle famiglie che insieme alle scuole e all'amministrazione comunale e a tutti gli enti pubblici devono mettere giù dei programmi che li coinvolgano e li facciano sentire parte di un tessuto sociale in cui hanno tanto da dare.